Forse è per questo che mio padre mi diceva di stare lontano da internet. Non ho mai visto così tante femmine tutte insieme. Una volta duplicata la cassetta, ci bastano nel gel solo 110 volte. Potremmo farci un sacco di soldi. Se ho capito bene, è un'app non scopare. Ci piace? Ci piace. Allora come funziona? E niente, pa, ti piace una, gli metti un like. Cioè, basta un cuoricino e vi mettete insieme. Stasera esco qui. Ah, sì? Sì. E com'è? Com'è? In che senso? Nel senso. Sono proprio di spalle. Ciao Angelo e ciao Cristina, ben trovati io da Roma e voi da Napoli. Mi ha colpito appunto all'inizio dell'amore ai tempi di Tinder. Voi che idea vi siete fatti dell'amore anche in relazione ai vostri personaggi e alla vita appunto di tutti i giorni? Ma sai, Daniel è un personaggio che si pone di fronte a questo approccio nuovo, diciamo, nelle relazioni dell'amore. È un approccio molto digitale, molto social. E il mio personaggio, appunto, lo vive in maniera critica, cioè sente che manca qualcosa, seppure è un qualcosa di molto più veloce, di molto più immediato, però ecco, manca poi di un qualcosa di umano, di più concreto, e quindi lui fa proprio un processo di non di disprezzo totale di appunto della tecnologia, ma di una ricerca delle peculiarità umane, no? Che la macchina non potrà mai sostituire, non potrà mai, diciamo, mettersi al posto di quelle cose proprie, no? Dei sentimenti. E invece no, il mio personaggio a questo punto di vista è un po' vecchio stampo, nel senso che lei non utilizza Tinder, ha conosciuto il suo attuale compagno in altro modo, cioè si sono incontrati, Daniel compare per caso di nuovo nella sua vita, quindi sì, un rapporto molto più personale, più intimo, più concreto, ecco. E voi vi sentite più vicini ai Io vostri da questo personaggi, punto di questo? vista sì. Sì, Sì. anch'io sì. Siamo costantemente connessi a un oggetto tecnologico e spesso poco alle persone o alle cose analogiche. Ecco, quando siete offline, qual è la cosa analogica che più vi piace fare? Leggo e disegno, credo siano le due cose più rilassanti a questo mondo e soprattutto richiede un percorso mentale, no? Che molte volte invece il telefono non ti dà, perché il telefono è più una sospensione del pensiero, mentre leggere richiede proprio un impegno. Sì, io pure leggo, però medito. Mi piace, sono appassionata di meditazione, mi aiuta tanto, mi è aiutata tantissimo, credo sia importante e quindi sono cose che mi ricentrano in qualche modo, mi Ah, rimettono questo è un sul... film molto 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 nostalgico. Ecco, ci sono dei luoghi o degli odori che quando entrate in contatto vi riportano indietro nel tempo? Sì, luoghi tantissimi. Vabbè, la casa dei miei nonni, materni che non ci sono più, quindi, però a cui ero tantissimo affezionata quando ero bambina e ogni volta che ci torno è proprio ritornare indietro nel tempo e sentirli lì presenti. E di odori, uno degli odori per me più intensi, più importanti, sono le bucce di mandarino. Perché quando ero bambina, siccome è un profumo che mi piace tanto, quando sbucciavo i mandarini, poi li lasciavo essiccare sul caminetto di casa. E per me quello ricorda l'autunno o l'inverno che passavo a casa con i miei quando ero piccola. Io non so, forse in questo periodo sto avendo tantissime rimembranze nostalgiche date dall'odore del grano, che a Napoli non si sente ovviamente, però in campagna si sente e mi fa pensare subito a casa mia, al periodo più bello per me dell'anno, che è l'estate, quando rifiorisce tutto, cioè il grano matura. Quello per me è un odore molto familiare e nostalgico. Ragazzi, grazie per il vostro tempo e in bocca al Grazie lupo. a te. A presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao.
Ma tieni internet? Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Uno di è questo. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui? Qui seduto in una stanza. Avevo 12 anni, ero piccola e stupida. Noi siamo sempre andati fuori tempo, Mati. Daniel. Dai, ma veramente vuoi far passare altri 20 anni? Oh, ma che pensi che è un film? Oh. Aiuto! Aiuto! Sandro sta morendo! Ma perché facciamo un isenvì? Ma perché facciamo un isenvì? Ma fate a turno! Facciamo a turno!